L'imbattibilità di Milano salta all'Allianz Dome. Trieste ferma la capolista ed è la prima squadra a centrare l'impresa in questa stagione, facendosi il regalo più bello da mettere sotto l'albero. Un successo frutto di un ultimo quarto difensivo da incorniciare, soli 9 punti concessi all'Olimpia senza dover nemmeno ricorrere al bonus. Per la squadra di Ciani, miglior modo di dimenticare la scoppola di lunedì scorso al Paladozza, rimettendo punti pesanti in una classifica che desta sorrisi convinti. La cronaca parla di una gara a basso ritmo e punteggio, un classicone per i ragazzi di Messina, che soprattutto in Eurolega fanno del modello Diesel un vero e proprio marchio di fabbrica. Pur senza schierare Delaney, Heinz, Rodriguez, oltre all'infortunato Shields e ad Atome che si ferma il riscaldamento, la fisicità degli ospiti è debordante. I biancorossi partono con piena fiducia in Davis Junior, subito in quintetto e chiaramente più votato al playmaking rispetto al predecessore. La gara è godibilissima, Banks arma la mano dalla distanza con due triple da fuori classe, Konate, che sembra tornato in sé, schiaccia tutto quello che passa vicino al ferro. Il centro di gravità delle scarpette rosse è chiaramente Nick Melli e non importa se sia lui a concludere o meno. Gli ospiti però sbagliano un po' troppo e il primo quarto si chiude sul 16-14. Alla vogliosa difesa di Trieste risponde un Ben Bentil essenziale quanto prezioso per Milano, due triple. Gara sul filo dell'equilibrio, prima il più 4 interno, poi il più 5 ospite. Miane, Banks, bravo a prendere falli a ripetizione, rispondono a Hall chiudendo a 38 in parità le ostilità del primo tempo. Milano prova la fuga alla ripresa con le triple di Daniels e Grant in serie, ma Trieste ricaccia subito l'urlo in gola ai ragazzi di Messina. Prima Miane, poi Davis, altre due triple e nuova parità. È il momento del neo arrivo in maglia biancorossa che mette 7 punti in fila, dimostrando di sapersi ritagliare un ruolo offensivo senza buttar via palloni. Tutto sembra quadrare nelle scelte di Milano, pur faticando i liberi, da una nuova accelerata con Daniels, Grant e Bentil. Il terzo quarto si chiude sul meno 6 per i giuliani, partita incanalata, ma che Miane ed Elia ribaltano immediatamente l'inerzia in apertura dell'ultimo quarto. Ecco allora il rientro in scena di Alviti, che ne metterà 10 nel palazzetto che lo ha lanciato ad alto livello. I biancorossi però iniziano a lavorare al capolavoro, la difesa sale di qualità, i milanesi non vedono il canestro e dopo una serie di errori al tiro Banks centra una tripla davvero leader. L'americano però non è il solo nella specialità huevos calienti, perché il Lobito è nella sua comfort zone, suo il bolide del 69-66 a 3 minuti dalla fine. Poi difesa forte, un paio di errori di Milano e altrettanto a poca precisione in attacco, i due liberi di Fernandez portano Trieste sul più 3 a 9 secondi dal termine, dunque fallo, sì fallo, perché Trieste non ha nemmeno il bonus. Milano sbaglia la tripla del potenziale overtime e la magia si compie. Dopo lo scherzo giocato ai Meneghini lo scorso anno al Forum, Trieste si ripete per la gioia del pubblico nostrano.